Manamana. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Baldelli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. All'attenzione del Paese in questi giorni torna una vicenda drammatica che riguarda lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Una vicenda che, come un fiume carsico, ma ormai da 14 anni, è all'attenzione del Paese, del dibattito politico e anche di quello istituzionale. Questo Parlamento in questa legislatura ha già affrontato questo tema, evidentemente senza sortire un effetto risolutivo. Noi crediamo che in questo senso ci siano responsabilità a molti livelli, che sia una vicenda con dei risvolti assai complessi, per alcuni aspetti certamente inquietanti, una vicenda che ha delle sfaccettature di natura diversa, riguarda aspetti sanitari, aspetti ambientali, aspetti di sicurezza vera e propria. Lo stesso Capo dello Stato si è definito allarmato per la vicenda appunto dello smaltimento, anzi del non smaltimento dei rifiuti in Campania. C'è una questione di prestigio, di proiezione dell'immagine dell'Italia all'estero e in questo senso noi riteniamo che il Parlamento debba essere aggiornato al più presto su questa vicenda e sulla posizione che il Governo intende assumere per risolvere, speriamo in maniera definitiva, questa situazione che noi consideriamo inquietante. Quindi in questo senso io formulo la richiesta da parte del mio gruppo parlamentare di un'informativa urgente del Governo in aula su questa che dovremmo avere almeno la buona creanza e la decenza di non definire più emergenza per non cadere del ridicolo, ma su questa situazione difficile e vergognosa che è all'attenzione del Paese e che è sotto gli occhi di tutti. Grazie Presidente. Grazie a lei, riferiremo senz'altro al Governo questa sua richiesta, peraltro il rappresentante del Governo, l'onorevole D'Andrea, l'ha ascoltata direttamente e quindi daremo conto poi del seguito della richiesta stessa. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 14 gennaio 2008. Ore 16, discussione congiunta sulle linee generali del disegno di legge recante legge comunitaria per il 2007 e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2006. La seduta è tolta. E sull'emergenza rifiuti il Presidente del Consiglio ha assicurato l'intervento del Governo, il problema va risolto per sempre, ha dichiarato Prodi. Ma continuano le polemiche sugli amministratori locali con Di Pietro che chiede le dimissioni di Antonio Bassolino così come tutto il centrodestra. Il servizio di Daniela Calastri. Alleanza Nazionale e Forza Italia con Baldelli sollecitano un dibattito parlamentare per incalzare il Governo ad adottare provvedimenti.